cancellazione treno. Il treno regionale 17334 di Trenitalia, previsto in arrivo da Trieste Centrale alle ore 14:27, oggi non è stato effettuato per sciopero dell'impresa ferroviaria. Hanno chiamato lo sciopero generale anche giustamente, a mio avviso, perché... Sei d'accordo? Sono d'accordo, perché degli episodi così sono inaccettabili. Riconosco che c'è un serio problema per quanto riguarda la sicurezza, proprio dei controllori, eccetera, ma io penso che la risposta di fare uno sciopero così era un po' eccessiva. Le motivazioni sono giuste, ma il tempo è troppo. 4 ore, 5 ore bastavano. 8 lunghissime, interminabili ore di attesa. Un tabellone così non si era mai visto prima nella stazione dei treni. Tutti cancellati, nessuno escluso, fino alle 17 di oggi pomeriggio. È l'effetto dello sciopero nazionale indetto dopo l'accoltellamento di un capotreno su un treno regionale ieri. Caos anche a Treviso. Chi non era a conoscenza dello sciopero è rimasto bloccato. Dove dovevi andare? Sagrato. Devo andare a casa, però ho chiamato mia nonna e ci viene a prendere. San Giorgio di Nogaro con cambio o Portogruaro o Venezia o Mestre. E che fate? Aspettiamo. Siamo qua, che adesso aspettiamo 4 ore, vediamo un attimo come andrà. Non aspetto più il treno perché oggi di sicuro non arriva. Lei resta qui fino alle 5. E per forza, devo andare a Brescia. Sportelli chiusi, un unico stand informativo gestito da Trenitalia. Una giornata di passione per i pendolari delle ferrovie, la stessa che attenderà chi userà i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro venerdì prossimo, per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico proclamato senza fasce di garanzia. Uno sciopero della durata di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali FILT CGL, FIT CISL, Will to Will, FAESA CISL e UGL FNA. La stessa MOM ha diramato un avviso ai cittadini a fronte dei disagi che potranno verificarsi sulla rete.